Nei prossimi 5 anni cambieranno all'incirca 6 lavori su 10, e questo ciò che sostengono le principali agenzie specializzate ad analizzare il futuro del mercato del lavoro. Un futuro che ovviamente sarà caratterizzato dalle innovazioni tecnologiche, dalle velocissime innovazioni tecnologiche a cui stiamo assistendo da qualche decennio. Alcuni più timorosi credono che queste tecnologie toglieranno lavoro a tutti quanti noi, soprattutto ovviamente ai più giovani. Altri invece sostengono che non si andrà al di là di un 5% di lavori, come dire, erosi dalla tecnologia. Comunque sia, quello che probabilmente accadrà in questo mercato del lavoro rivoluzionato sarà una polarizzazione. Da una parte resteranno tanti lavori a bassa competenza e a bassa retribuzione, dall'altra parte invece ci saranno lavori che richiederanno competenze, skills, come si dice in gergo, sia di tipo tecnologico, ma anche i cosiddetti soft skills, quindi saper lavorare in gruppo, saper prendere decisioni, riuscire ad essere empatici. E per realizzare queste nuove competenze è sempre più auspicabile che ci sia anche un intreccio di competenze disciplinari. Per esempio, avere una formazione che coniughi la matematica con le materie umanistiche, la matematica che, come ormai sappiamo, è centrale per capire, per esempio, la produzione algoritmica su cui si basano tutte le più nuove tecnologie. E questo vuol dire che bisognerà investire sempre più in innovazione e ricerca, e bisognerà farlo in particolare nel nostro paese, non soltanto perché negli ultimi anni lo abbiamo fatto meno, ma anche perché, essendo il nostro paese caratterizzato da un mercato del lavoro fatto prevalentemente di piccole e medie imprese, bisognerà che ci sia un investimento pubblico consistente in ricerca, non potendo queste piccole imprese fare da sole.